Siamo usciti ora dal Parlamento, domenica 20 dicembre 2020, è stata approvata la legge di bilancio dello Stato, Fratelli d'Italia ha votato contro, pur avendo fatto una battaglia dura di giorno, di notte, e avendo portato a casa dei risultati importanti di cui parleremo nei giorni prossimi, in modo particolare quelli in favore del lavoro autonomo, per tentare di uniformare cittadini che di fronte alla Costituzione dovrebbero avere gli stessi diritti nella possibilità di avere degli indennizzi quando ci si trova in momenti di difficoltà, esattamente come c'è ed è giusto che così sia la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti, deve esserci un ammortizzatore sociale per i lavoratori autonomi, le partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli imprenditori. Ma appunto, dicevo, di questo parleremo più in là. La notizia del giorno, che probabilmente vedrete sui giornali di qui a qualche ora, è che è stato approvato l'ordine del giorno firmato da Fratelli d'Italia, prima firmataria Giorgia Meloni, secondo firmatario il sottoscritto, su Roma Capitale, sulle sue funzioni, sul suo ruolo, sulla necessità di trasferire maggiori risorse, maggiori poteri, sulla necessità di far competere la nostra capitale, la capitale d'Italia, con le altre capitali europee per qualità della vita e per standard di servizi. Parliamo di Parigi, di Londra, di Berlino, di Bruxelles, di Madrid, che sono adeguatamente sostenute in termini finanziari dagli rispettivi stati nazionali, mentre Roma da almeno 20 anni è abbastanza bistrattata dallo Stato nazionale come ci avesse bisticciato. È una notizia importante soprattutto perché questo ordine del giorno, pur non essendo un emendamento e quindi non trovandolo all'interno della legge di bilancio, non ci sono in questo momento risorse stanziate, però è stato approvato con un voto unanime della Camera dei Deputati. È stato addirittura sottoscritto, oltre che da noi e da altri deputati di Fratelli d'Italia, è stato sottoscritto anche da altre forze politiche, e ha avuto il voto contrario di 7 deputati e 7 astensioni. Poi i curiosi potranno andare a vedere chi sono questi geni che ancora fanno del mero campanilismo invece di cercare di sostenere le oggettive ragioni che vedono comunque Roma in grande difficoltà, proprio perché lo Stato italiano non si fa carico come dovrebbe di collaborare alle sue sorti. Rammento che Roma è capitale d'Italia, ma è anche capitale della cristianità, contiene nei suoi confini addirittura uno Stato nazionale. Questo significa che ha, per esempio, le ambasciate di tutti i paesi del mondo per 2 volte, così come ha le sedi anche commerciali di ogni paese del pianeta per 2 volte. Ha la sede della FAO, ha le sedi di rappresentanza di tutti i sindacati, di categoria, di tutte le associazioni datoriali, di tutte le fondazioni, di tutti gli enti economici, ed è una città che ha una superficie territoriale dentro la quale ci stanno praticamente tutte le principali città capiluogo di regione d'Italia. Ha strade per 5.000 km, che vuol dire arrivare fino a Mosca e tornare indietro, la cui manutenzione è onerosissima, e non ha poteri tali da poter appunto competere con le altre capitali europee. Viene amministrata praticamente con gli stessi poteri, le stesse regole di una qualunque altra città. Le nostre città sono tutte meravigliose, noi abbiamo davvero un territorio straordinariamente bello, però una città complessa come Roma deve per forza essere gestita in collaborazione con lo Stato. Ricordo peraltro che Roma basterebbe a se stessa, perché ha un residuo fiscale esattamente come le più virtuose regioni del nord, cioè versa nelle casse dello Stato più soldi di quanti lo Stato gliene storni per amministrarsi. Questo ordine del giorno prevede appunto che venga completato il percorso per conferire a Roma i poteri speciali che pure la Costituzione già citava, e delle formule per consentire a Roma, o attraverso il trasferimento delle risorse economiche o attraverso la gestione dei beni, tali da appunto migliorare le proprie prestazioni economiche. Ricordo a me stesso, per fare un esempio che comunque rimane impresso facilmente,
in Basilicata, per esempio, una regione bella, bellissima regione del sud Italia, dove ci sono delle impattanti però attività estrattive di petrolio, la regione appunto proprio per mitigare l'impatto di queste attività estrattive partecipa economicamente ai profitti, diciamo così, ai proventi di questa attività. A Roma non è così. Basti pensare che il Colosseo, che è il simbolo di Roma nel mondo, per Roma è un costo e non è fonte di reddito. Roma ci deve mettere la pulizia municipale, la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole, del verde pubblico, la raccolta e il trattamento dei rifiuti, la pulizia, ci deve portare l'illuminazione pubblica, ma soprattutto i mezzi di trasporto pubblico collettivo, sia su gomma che su ferro, e tante altre funzioni che magari mi sfuggono e sono funzioni onerose, però i soldi che provengono dalla vendita dei biglietti, al contrario, vengono intascati da una cooperativa rossa, la Coop Culture, insieme a un'azienda privata che è la Mondadori Electra, e in quota parte, più o meno al 50-60%, dal Ministero dei Beni Culturali, cioè dallo Stato italiano. Quindi Roma non riesce a tirare fuori un centesimo neanche dall'anfiteatro Flavio e da quello che può produrre, ha prodotto finché il turismo non si bloccasse, risorse tutto sommato consistenti. Dunque ci vuole comunque una rivoluzione, perché va arrestato questo declino che vede in particolare le aree di bordo di Roma, le periferie, in condizioni disastrose, ormai in preda alla malavita organizzata, alla criminalità, al degrado sociale. Dobbiamo risollevare, anche riprendendo il gusto per essere laboratorio. Molte cose sono nate nel nord Italia e sono state poi esportate, dunque importate nel sud e a Roma, e molte altre invece sono nate a Roma e sono state poi esportate, come capita in tutti i sistemi condivisi, dove gli esperimenti migliori vengono scambiati in maniera proficua. Per esempio la sostituzione edilizia può essere uno di questi argomenti. Le altre città europee l'hanno fatta, le periferie degradate in alcuni casi si possono aggiustare, in altri casi invece non c'è rimedio, vanno buttate giù e ricostruite a regola d'arte, possibilmente anche con un po' di rispetto per gli stilemi, per l'identità culturale, architettonica, che ci rende ineguagliabili al mondo. Non abbiamo bisogno di scimmiottare modelli che non ci appartengono. I turisti vogliono venire qui per vedere quello che sta alle mie spalle, nella sua bellezza, ma molto altro, perché qui abbiamo soltanto uno spaccato dell'architettura italiana, poi c'è appunto l'archeologia, c'è tutto ciò che è ispirato alla romanità, e c'è anche l'architettura razionalista più recente degli anni 30, che viene comunque studiata in ogni angolo del pianeta. Quindi Roma può rinascere, questa è la notizia del giorno. Speriamo che le altre forze politiche siano coerenti, speriamo che il governo rispetti gli indirizzi che sono stati approvati con questo ordine del giorno, ma da oggi comincia un'altra storia, grazie a Fratelli d'Italia.